Buonasera. No, no, non mi disturba, non mi disturba affatto. Stavo facendo dello sport. Sì, voglio fare un po' di sport prima che arrivi lui. Lui? Non gli ho detto di lui? Ma no, faccio degli esercizi ginnici. Ma chi ride, scusi? Non c'è nessun motivo per ridere, ecco. Faccio la spiritosa, eh. Sì, ho preso un po' di No, ma chili. no, no, Non faccio sforzi stupidi. Sollevo dei pesi, delle cose che ho in casa, il vecchio orologio insommergibile del nonno. Sì, questa settimana vado così. Sì, almeno sono un po' in forma prima che arrivi lui, ecco, non mi trova completamente in Ornella, lui decomposizione. me l'ha presentato Graziano, il personal trainer. Ecco, sì, ho chiesto qualche consiglio a Graziano, lui ha una tale attitudine per lo sport e mi ha consigliato questo suo amico finlandese, un certo Aslak. Buffo, vero? Sì, sembra il nome di uno sgabello impilabile dell'IKEA. Scusi un attimo, eh. Graziano? Graziano fa freddo, per cortesia, si metta almeno una maglietta, non stia a torso. Ecco, sì. Sì, appunto, l'ho conosciuto. No, no, mi ha dato molta fiducia come idea. È così carino, Ornella. Sì, un ragazzone alto, capelli ginger, barbone ginger, pieno di lentiggini, con un vocione profondo, gli occhi buoni, un po' bruttacchiolo di faccia, ma a me i bruttacchioli sono sempre piaciuti. Ma come mi ignota? vero. Lei è proprio un'anziana sguadra. Alessa, ci smette anche lei, ma smettetela! È un ragazzo che è qua per studiare, ha bisogno di qualche soldino, eh. Sì, studia per fare il cuoco, è venuto per imparare un po' a cucinare italiano. Comunque pare che sia bravissimo, poi non so com'è la cucina finlandese, magari fanno del carpaccio di renna, ecco, non credo di più. E comunque anche dal suo aspetto si vede che è molto competente negli sports. Ecco, le assicuro che è una montagna di Ma competenza. come che mi metto in casa, Ornella? È un amico di Graziano, che può farmi, eh? Guardi, nulla. Ma che c'entri tra i piedi in casa? Lo faccio venire il martedì, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 10. Sì, quando non c'è lei. Sì, l'ho fatto apposta proprio per non darle impiccio. Ma che sudore sul pavimento, Ornella? Non sudo dal 78 In io. salotto sul tappeto azzurro. Ma quello cinese, Ornella? Ma è pazza! No, non è un tappeto vecchio, è un tappeto molto antico, non è la stessa cosa. Fra antico e vecchio c'è la stessa differenza che c'è fra lei e Alexa. Sì, è vero, Alexa non pulisce, ma sta zitta se non è interpellata e se rompe le palle si spenge. Ecco, pronto? Ornella? Ho riattaccato. Permalosa. Mamma, quanto sono brutti. Forse li faccio lilla. Ah, basta. Sono venuto le palle.